Passiamo così al calcio, Serie B, un altro pareggio per il Novara, 1-1 in casa con l'Ostico, Empoli. Gli azzurri restano comunque saldamente al primo posto in classifica e il Torino ha battuto la Dinolet per 1-0. Il servizio di Paolo Fumagalli. Pareggio in casa del Novara, 1-1 con l'Empoli, vince il Torino, 1-0 sulla Dinolet. Le piemontesi non entusiasmano, qua fanno punti e quindi tutto sommato nulla da recriminare. Al Piola, primo tempo vivace per due squadre che giocano a viso aperto, Novara in rete al 13°, azione ficcante, palla a Bertani che si vede respingere due conclusioni da Andanovic, ma la terza è quella dell'1-0. L'Empoli però non si va per vinto, cresce con il passare dei minuti e trova il pareggio al 13° dalla ripresa con un gran gol di Lazzari. I toscani insistono, il Novara difende bene, nel finale tenta di attaccare con più decisione, ma il risultato resta bloccato sull'1-1. Il Torino riesce a dare ragione dell'Albinoret per 1-0 al termine di una partita con poche emozioni. Per tutto il primo tempo il fortino difensivo organizzato da Mondonico regge agli attacchi granata, ma proprio allo scadere Bianchi trova lo spiraglio giusto e di testa mette in rete. È il 46°. Nel secondo tempo, brivido al 10° quando l'Albinoret sfiora il pareggio con Cocco. Lerda cerca una tattica più offensiva, ma dopo qualche pericolo di troppo torna a un modulo più difensivo ed il Torino incamera 3 punti preziosi.